Buon pomeriggio dalla Statico Ferrante di Piedimonte Matese, benvenuti a Caserta Stadio, l'appuntamento del dopopartita a cura della redazione sportiva di casertasera.it con commenti ed interviste sulla gara di oggi con la consueta analisi del dopopartita. Allora, Emidio, 3-1, un inizio schioppettante, è il caso di dire? Piedimonte ha giocato una buona partita, anche se fino a un quarto d'ora, 20 minuti del primo tempo sono stati più gli ospiti a rendersi pericolosi, ma questo era sicuramente nella logica dei fatti, perché Piedimonte davanti al proprio pubblico ci ha messo un pochettino di tempo per prendere in mano la situazione. Una buona partita, gol nel primo tempo di Fusco, nella ripresa hanno raddoppiato con un colpo di testa Guzzo e poi c'è stato un eurogol di Carpentino che ha mandato in visibilio il pubblico. Tutto sommato quindi una buona partita per il Piedimonte in vista del super derby di sabato prossimo con la Lif. Sicuramente le tribune saranno piene come lo sono adesso, anzi molto di più. E speriamo che il Piedimonte dopo questa partita sappia ancora farsi rispettare in questo campionato. L'ultima domanda, che cosa manca al Piedimonte adesso? Al Piedimonte, nonostante i tre gol, penso che manca una punta di peso in area di rigore. L'assenza di Napoletano si è fatta sentire, anche se Di Matteo ha fatto la sua parte e secondo me avrebbe meritato anche il gol. Speriamo che, pare che forse riusciranno a prendere qualcuno, se non ci riescono comunque l'allenatore saprà come gestire la situazione. Bene, grazie Emidio, andiamo immediatamente negli spogliatoi del Trepini dove c'è per noi Valentina Monte per sentire i protagonisti della gara di oggi. Valentina, a te la linea. Eccoci Lorenzo, noi siamo con il mister del Trepini, un primo quarto d'ora molto sottotono, poi cosa è successo? No, diciamo molto meglio l'avversario, non riusciamo a prendere le contromisure soprattutto sulla nostra destra. Ce n'è voluto un po', poi siamo organizzati un po' meglio, però bene l'avversario, forse non me l'aspettavo, cioè ha creato parecchie difficoltà, poi siamo stati bravi a non subire gol il primo tempo, ci siamo riorganizzati con due cambi il secondo tempo, è andata molto meglio, abbiamo trovato due gol con grossa voglia di inserimento, poi il terzo gol inventato da Carpentino, quindi diciamo che era importante partire col piede giusto. Infatti un 3-1 finale, lei se lo aspettava? No, dopo il primo quarto d'ora, dico la verità, no. Credevo in una partita molto molto difficile, poi fortunatamente il secondo tempo si è messa benissimo e quindi peccato per quel gol subito, però devo dire la verità, loro non meritavano un passivo pesante come questo che è uscito quest'oggi. Domenica, un derby con la Lif, come vede la gara? Ma soprattutto io dicevo già in settimana, noi siamo sulla strada dei miglioramenti, anche oggi ho visto cose che non andavano, mi hanno fatto arrabbiare, quindi penserò soprattutto a correggere queste cose qui per poi presentarci al meglio anche domenica, perché poi noi abbiamo un solo obiettivo, quindi giochiamo sempre per la vittoria. Ebbene, dopo i commenti sulla gara da parte dei padroni di casa, diamo il tempo a Valentina di sforzarsi nell'altro spogliatoio avversario dove è andata a sentire gli umori dell'Olimpia Riccia. Valentina, a te la linea. Eccoci Lorenzo, siamo con il mister dell'Olimpia Riccia, Giuseppe Totaro. Purtroppo un risultato, possiamo dire, deludente? Direi anche abbastanza deludente per quello che si è visto in campo. Insomma, ho appena ricevuto complimenti del mister della squadra avversaria, quale insomma con molta sportività e con molta obiettività ha riconosciuto che nonostante 5 under in campo la mia squadra abbia dimostrato di avere delle idee, un buon gioco, siamo stati un po' sfortunati nel primo tempo dove forse potevamo concretizzare meglio qualche azione, però insomma diciamo che tutto sommato sono contento così perché alla vigilia eravamo molto ma molto timorosi di questa partita, invece devo dire bravi ai miei ragazzi, hanno affrontato bene questo impegno contro una squadra che secondo me ha grandi possibilità, grandi qualità. Se non ci sono altre domande è tutto, a te Lorenzo.
Bene, il tempo è davvero finito, la nostra trasmissione termina qui. Grazie a Valentina Monte per le interviste del dopogara, Emidio Bianchi per la sua attenta analisi e la regia naturalmente, e a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla!